Con 10 minuti di ritardo diamo il via al match, eccoli partiti, buon divertimento, Battipagliese Sorrento, Battipagliese che attacca dalla destra alla sinistra rispetto ai vostri teleschermi, subito molto propositiva con questo lancio lungo che ha mosso già 5 calciatori nella metà campo della formazione costiera. Palla che viene mantenuta in campo involontariamente da Consiglio che serve Savarese, poi Vitiello di prima per Favetta che salta vicino, va alla conclusione, pallone alto, nessun pericolo per Moscariello. Vediamo, Guerrera dentro il pallone, tagliato Marcucci con la testa, un retropassaggio quasi involontario ma a tutti gli effetti un retropassaggio per Pezzella che raccoglie il pallone con le mani, nessun pericolo per il Sorrento. Ancora Munard, ben percussione, il pallone dentro per Ducouré, il cross al centro intercettato, ci sarà calcio d'angolo in favore della Battipagliese, speriamo ci sia il tempo di batterlo. No, eccolo, il duplice fischio che manda le squadre negli spogliatoi, 0-0 al Passena tra Battipagliese e Sorrento. Gara bruttina nei primi 45 minuti con qualche fiammata finale, l'unica occasione è stata sulla testa di Marcucci che l'ha sciupata al 37esimo. Ai vostri teleschermi, non è un problema di teleschermo il vostro, vale a dire la televisione è buona, è l'appannamento presente qui in tribuna stampa che vi fa vedere un po' le immagini così e così, cercheremo logicamente di rendere il servizio il miglior possibile. Bolzan fa fuori Ducouré, il cross a cercare Marcucci in area di rigore, la sponda, la conclusione, la respinta di Moscariello, poi provvidenziale l'anticipo di Fariello a togliere il pallone dai piedi di Marcucci. Sempre Vitiello e Bolzan sul punto di battuta, Bolzan col sinistro, Vitiello col destro. Proveranno a metterla dentro, va direttamente quasi in porta, Moscariello era un pallone molto pericoloso, è bravo ad accovacciarsi su questo pallone. Sul lato sinistro, alla sponda di Marcucci, a cercare Fontanarosa, quindi Bolzan, il cross basso in area di rigore, si intromette Favetta, finisce a terra, calcio di rigore, sì, calcio di rigore per il Sorrento, è un cartellino giallo per Criscuolo. Leggermente fuori dal limite dell'area di rigore, parte Marcucci, la conclusione rete, ha spiazzato Moscariello, Sorrento in vantaggio, quindi all'ottavo della ripresa. Moscariello da una parte, Marcucci dall'altra, freddo l'attaccante, esperto attaccante del Sorrento, quindi si sblocca il risultato con Marcucci dal dischetto. Va al rilancio Moscariello, Viscidi anticipato da Favetta che punta l'area di rigore, chiede l'1-2 a Marcucci, ancora l'uscita decisiva di Moscariello, poi è fondamentale l'intervento di Siano al limite dell'area di rigore. Prova a controllarla, a puntare a Mendola, Ducouré si butta in aria, Ducouré pallone con il sinistro che colpisce l'esterno della rete, palla sul fondo, ci ha provato Ducouré, nulla di fatto. Possibilità di puntare il diretto marcatore, il cross invece è troppo sul portiere, nessun problema per Pezzella. Arriva anche Siano, l'apertura a destra per Munard, zona cross, dentro Teresa De Ducouré, non ci arriva, peccato, forse anche un tocco di mano di Ducouré. È la terza sconfitta consecutiva alla Battipagliese che a cavallo tra la fine del girone d'andata e l'inizio del girone di ritorno ha vanificato di fatto uno straordinario girone d'andata anche sopra le aspettative. Finisce 1-0 al Pastena, il gol di Marcucci all'ottavo minuto della ripresa su calcio di rigore.